Benvenuti a questa breve review del Garmin GPS 73, un piccolo GPS portatile che ho acquistato poiché sulla mia Planadas non dispongo di alcuna strumentazione. Già dal menu principale potete trovare il menu strumenti, che è una videata facilmente customizzabile dove all'interno io per esempio ho inserito la velocità, la direzione e il contamiglia parziali delle miglia percorse. Insieme al GPS ho acquistato anche la sua staffa opzionale. Dispone di una piccola ghiera che si può fissare all'esterno dell'imbarcazione e la staffa stessa che si applica attraverso una vite per evitare di lasciarla sempre esposta, si può rimuovere quando non serve. Ho acquistato anche un cavetto di tipo mini USB che da un lato è collegato al regolatore di carica del pannello solare e dall'altro attraverso il connettore mini USB l'ho collegato al dispositivo Garmin. Il GPS quindi si può fissare alla staffa attraverso la clip di destra per il serraggio ed è pronto all'uso. Possiamo quindi percorrere qualche miglia con la nostra imbarcazione per vedere che cosa memorizza il GPS. Ed eccoci, portandoci nel menu delle mappe all'interno dello strumento, si possono osservare le tracce delle percorrenze fatte. Le tracce memorizzate possono quindi essere scaricate su un PC per essere visualizzate su una mappa. Garmin suggerisce di utilizzare un proprio software, io preferisco utilizzare Google Maps perché è gratis soprattutto e ha dei livelli di dettaglio molto più definiti della versione free di Garmin. Per visualizzare le tracce su Google Maps andiamo su Google Maps, attraverso il menu in alto a sinistra lo apriamo e andiamo sui miei luoghi. Nel menu in alto trovate la voce mappe, ricordatevi di controllare di essere collegati con il vostro account, quindi attraverso la voce di menu mappe clicchiamo e in basso c'è un pulsante per creare una nuova mappa. La mappa viene creata in pochi secondi e a questo punto è possibile inserire un cosiddetto livello importando i dati nel file presente sul dispositivo. Clicchiamo sul pulsante azzurro in mezzo alla schermata e tramite gestione risorse vediamo che essendo stato collegato al dispositivo c'è una cartellina Garmin, all'interno del quale c'è un'altra cartellina Garmin, una cartellina GPX che contiene alcuni file e anche una cartella Current. All'interno della cartella Current c'è un file che si chiama current.gpx che contiene tutti i waypoints, ecco, li vediamo già caricati su Google Maps, vedi il rosso, seguiti da i punti di inizio e fine delle tracce, e subito dopo li vedrete tra un attimo, eccoli qua, le tracce caricate su Google Maps. Possiamo a questo punto portarci sulla zona della mappa che abbiamo utilizzato per le nostre regate, nel nostro caso Lago Maggiore, ed andare a verificare quello che si vede. Vediamo già i puntini rossi relativi ai waypoints che erano presenti all'interno del GPS. Se zoomiamo un pochettino, vediamo anche i segni lasciati dalle tracce della nostra imbarcazione. Possiamo anche colorare le tracce in modo diverso, per esempio a seconda della giornata, per distinguerle le une dalle altre. Ecco, vedete due diversi colori per due giornate diverse. È possibile anche inserire nelle mappe un titolo e una descrizione. E
salvare attraverso il pulsante salva. Portandoci su una traccia, facendoci un bel clic sopra, notiamo che all'interno di Google Maps sono già state inserite alcune informazioni, per esempio la distanza percorsa, la velocità media, ma possiamo anche aggiungere delle altre informazioni, come ad esempio la velocità massima che abbiamo rilevato sul GPS, oppure chi erano i nostri compagni di viaggio. Bene, la nostra review termina qui una volta che abbiamo cliccato sul pulsante salva, e se vi è piaciuta mi raccomando mettetemi un bel like qui sotto. Grazie e arrivederci.